Di recente si è svolta la 7ª edizione del Montessori Day. Quali sono stati i temi e gli interventi affrontati durante questo evento? Come giustamente ha detto lei, siamo giunti alla 7ª edizione di questo evento Montessori Day che quest'anno insomma, abbiamo istituito all'interno della scuola per affrontare con i ragazzi delle tematiche sociali di alta valenza formativa, tra cui come quella di ieri, insomma, la legalità. I Montessori Day sono nati con una volontà di rimettere al centro del percorso di apprendimento i ragazzi, i bambini, per metterli in condizione di poter affrontare in maniera più operativa, più esperienziale, dei concetti didattici, sociali, culturali che insomma, in altro modo avrebbero, come dire, più difficoltà a metabolizzare. Ed è vero che insomma, con l'esperienza pratica si può riuscire, come dire, nel migliore dei modi a far filtrare certi tipi di argomenti. Ieri è stata nostra ospite Fiammetta Borsellino, figlia del noto giudice, purtroppo assassinato, e con lei abbiamo, come dire, ripercorso i dettami del 16° obiettivo dell'Agenda 2030, che è appunto pace, giustizia e istituzioni forti. I ragazzi ieri hanno incontrato le istituzioni, abbiamo sentito tutto il peso, l'emozione, la carica che Fiammetta ha portato sia a livello umano che a livello professionale, perché come sappiamo è un attivista nel campo della lotta alla mafia e all'ingiustizia. In relazione all'evento che si è svolto di recente, la 7ª edizione del Montessori Day, quali sono stati i progetti che avete portato avanti, che avete svolto durante questo evento? Allora, l'ultimo evento fa parte di una serie di eventi che hanno avuto inizio a novembre. L'ultimo riguardava la legalità, infatti abbiamo avuto come ospite Fiammetta Borsellino. Insomma, poi il mese di maggio noi lo sappiamo che è dedicato anche a Falcone, che insomma lui si può dire che è stato proprio il rappresentante della legalità in Italia, e per questo ci ha perso pure la vita. Questa esperienza è stata un'esperienza positiva perché ha visto i ragazzi che senza zaino, senza quaderni, insomma hanno avuto l'esperienza di partecipare a dei laboratori, quindi l'esperienza del fare, e quindi se faccio capisco. Il primo laboratorio è stato libero, è stato proprio un esperimento, quindi ognuno nelle proprie classi ha organizzato il proprio. Io per esempio di matematica ho organizzato un vero e proprio laboratorio e ho scenato per esempio un supermercato dove c'era il bambino che faceva il cassiere, quello che scriveva i prezzi, insomma con materiale di riciclo, perché hanno portato bottigliette di detersivo, pacchi di pasta vuoti, insomma. Poi abbiamo costruito una linea dei numeri con lo spago, abbiamo costruito delle figure geometriche con le carote, gli stecchini, insomma. E per ogni mese noi organizzavamo il Montessori Day con un tema. All'interno dell'Istituto Montessori qualche alunno si è distinto per particolari capacità? Questo istituto ogni anno partecipa ai giochi matematici del Mediterraneo, partecipano tutti gli alunni ed è un concorso nazionale. Adesso venerdì c'è stata la selezione nazionale e abbiamo avuto il piacere che un nostro alunno della quinta primaria è arrivato su 40 sedicesimo, a pari merito col 12°. È un riconoscimento prestigioso, infatti arriverà a breve ora la medaglia, l'attestato, perché prima di tutto perché è un concorso nazionale e poi lui è arrivato primo in provincia di Trapani, il che per il nostro istituto è un onore.